Siciliana Maceri, per un mondo migliore. Ben trovati, sta per cominciare un altro appuntamento con l'informazione raccontata. Siamo su Secret Press, sulla pagina Facebook, ma siamo anche su Prima TV, canali 87666 del Digitale Terrestre. Nella prima parte, ospite l'europarlamentare Raffaele Stancanelli, già ex sindaco di Catania, oggi europarlamentare di Fratelli d'Italia. Con lui parleremo di Recovery Fund, parleremo di piani per la Sicilia, ma parleremo anche di Catania, della regione siciliana, della politica in generale. Inevitabilmente gli chiederemo cosa sta facendo l'Europa per il problema, l'emergenza, come sempre c'è stata ormai da tantissimi anni, relativa ai migranti. Pensate che a Catania soltanto tra oggi e domani arriveranno 574 migranti. Tutto questo all'interno dell'informazione raccontata. Nella seconda parte ci sarà spazio per lo IARI, l'Istituto di Analisi e Relazioni Internazionali, e anche lì parleremo di migranti, ma non soltanto, anche del caso del giornalista appunto che è stato appunto arrestato a Minsk, in particolare perché contrario alle idee governative, con un dirottamento vero e proprio dell'aereo della Ryanair su Minsk, e ci sono già le prime ripercussioni. Ne parleremo nella seconda parte della trasmissione all'interno dell'informazione raccontata, e poi l'attualità sarà curata dalla redazione di Sigla Press. Possiamo andare in sigla.
Bentrovati all'informazione raccontata e bentrovato a Raffaele Stancanelli, europarlamentare di Fratelli d'Italia, che torna all'informazione raccontata. Lo ringraziamo per la sua disponibilità. Grazie a voi e buongiorno. Bentrovato. Abbiamo tanti temi da affrontare. Lei è abituato al palcoscenico televisivo, ai tempi televisivi, e quindi con le sue risposte proveremo a toccare gli argomenti più importanti di scottante attualità, a partire innanzitutto da Catania. Partiamo da Catania e poi ci allarghiamo. Ecco, sembra che non ci sia un'opposizione, sembra che comunque l'immobilismo per quel che riguarda le opere importanti, lo scenario politico-economico sia in una fase stagnante, proprio per il disastro economico che è stato ereditato dalla giunta pugliese. Ma io penso che queste ultime considerazioni che lei ha fatto sono quelle che poi toccano il problema veramente. Cioè, quando un'amministrazione comunale, e io sono buon testimone di questo, trova un disastro economico-finanziario, è difficile che possa progettare e programmare. Io il merito che attribuisco a Salvo Pogliese è quello che, trovandosi in una situazione difficilissima come quella che lui incontrò appena fu eletto sindaco e si trovò con la sentenza della Corte dei Conti che gli imponeva di operare il dissesto, ha lavorato perché questo non avvenisse, ma con la sentenza passata fra l'altro in cosa giudicata non poteva fare diversamente. La capacità è stata di Pogliese e di chi lo ha collaborato di ottenere dallo Stato la possibilità di utilizzare le risorse che prima non si potevano utilizzare per ripianare questi debiti, ma sempre debiti sono. Ecco perché la progettazione e la programmazione diventano un argomento difficile quando si deve risanare. Detto questo, e quindi questa è la premessa di fondo, io però incomincio a vedere qualcosa che mi auguro nella seconda parte del mandato faccia vedere la luce a Catania, il che vuol dire gli investimenti che l'ho sentito nella sua introduzione, anche attraverso il recovery fund, attraverso i fondi che la programmazione 2021-2026 darà alla Sicilia, mi auguro che questo possa essere finalmente la spinta propulsiva anche per una città come Catania, che ha molto 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 bisogno di infrastrutture e ha molto bisogno di iniezione di liquidità. Ma lei come la trova Catania rispetto a quando la guidava lei? Ma io sarei, ovviamente non sono un buon testimone perché dovrei fare dei paragoni dove io ero protagonista. Ma in generale, fuori dalla politica, quindi, come cittadino, come la trova Catania? Negli ultimi vent'anni sicuramente non è migliorata, questo parliamo. È inutile che ci nascondiamo dietro il dito, ma è frutto di tutti questi avvenimenti, di questi accadimenti. Guardi, chi le parla ha fatto il sindaco per 5 anni. Io so cosa vuol dire amministrare, io so quali sono le tensioni, le preoccupazioni, le sfide quotidiane che un amministratore deve intraprendere, le ansie, le perplessità, le difficoltà. Quindi non me la sento di giudicare chi oggi si trova in una poltrona difficile, difficoltosa, importante, prestigiosa, dove quotidianamente deve dare le risposte. Quindi io non mi sento, non l'ho mai fatto, non l'ho fatto neanche nei confronti del sindaco che ha preceduto Pogliese, che sicuramente non apparteneva alla mia storia. Non mi sono mai permesso di criticare mi sono soltanto difeso quando ingiustamente venivo attaccato. Ma ecco, questa è la vicenda che tutti i sindaci d'Italia oggi soffrono: le difficoltà delle risorse, poi il Covid ha fatto la sua parte, perché lei immagina una città vivace come Catania, dove il terziario ha avuto sempre un effetto trainante sull'economia ed è stato bloccato per quasi 14 mesi, è chiaro che ne risentiamo le conseguenze. Già prima del Covid comunque non stavamo attraversando un buon momento. Sì, senza dubbio. Questo va detto. Eravamo però 14 mesi fa proprio nel pieno della crisi economica e finanziaria. E questo è anche vero, ma se lei dovesse fare il sindaco nuovamente da dove ripartirebbe? Ma siccome non c'è il pericolo che io faccia il sindaco, il pericolo dico per me. E quindi mai dire mai. Ho già dato, l'ho fatto con... Secondo me io ho fatto tante cose nella mia attività politica e amministrativa. Ma la cosa più prestigiosa è aver fatto il sindaco di Catania, lo dico senza, io mi sono dimesso dal parlamentare nazionale per continuare a fare il sindaco quando ci fu
la necessità della scelta, quindi lo dico con grande, fare il sindaco della propria città con passione, con dedizione, con difficoltà, con le quotidiane apprensioni di cui le parlavo, è una cosa, ma ho già fatto. A Salvo Pogliese cosa consiglierebbe in questo momento così delicato e complicato? Di calarsi ancora di più nell'amministrazione. L'amministrazione è un fatto importante e se non c'è il, come posso dire, la visibilità del sindaco che amministra, poi tutti gli sforzi che vengono fatti non vengono percepiti del tutto. Passiamo alla regione. 3 anni fa, quando si insediò la giunta Musumeci, si parlò subito di riforme. Dovremmo dare sicuramente vita a tante riforme in tanti settori, perché insomma, cominciata quello dei rifiuti, che è sempre stato un problema da sempre, da più di 20 anni, forse anche 30 anni, e nulla si è fatto anche in quel settore lì, perché oggi siamo veramente in piena emergenza. Perché è così cristallizzata la situazione politica e operativa alla regione? Ma guardi, questo, ecco, io rispondo a questa domanda con una certa difficoltà, perché lei sa che io sono stato uno dei protagonisti della scelta di Musumeci a candidato di tutto il centrodestra. E devo dire che a distanza di 3 anni e mezzo, purtroppo le considerazioni che fa lei sono considerazioni che vengono fatte ormai in tutti gli ambienti relativamente alle riforme. Anche qua io, per quanto riguarda la regione, le difficoltà, tutto quello che è stato trovato, io lo do per scontato che ci sono delle difficoltà ataviche, però obiettivamente le 3-4 riforme importanti che dovevano essere fatte, io stamattina non so se lei ha letto, ha visto l'intervista del presidente Micci che espressamente indica quali sono le riforme mancate. Abbiamo ancora 1 anno e mezzo di tempo, io sono convinto che in questo 1 anno e mezzo, se si vuole, si può fare qualcosa. Ecco perché per me è prematuro oggi parlare, tutti parlano, chi si candida, chi non si candida. Sì, si parla già di coalizioni, ma questo, di alleanze. Questo è un errore, la gente è stanca di sentire parlare di alleanze, di coalizioni, della ricandidatura, candidatura bis, candidatura terre. La gente vuole vedere le cose concrete, quindi io inviterei i coloro i quali rappresentano questa coalizione di centrodestra che è ampia in Sicilia, di radicarsi nelle riforme, di impegnarsi in questo 1 anno e mezzo, si possono fare di dare delle risposte ad un territorio in ginocchio. Dopodiché si discuterà, poi si vedrà, poi ci saranno, l'ho sempre detto, il metodo Confindustria, che là dove si riuniscono tutti coloro i quali rappresentano le categorie e stabiliscono chi è il migliore candidato a rappresentare, e così dovrebbe essere. Ma intanto l'attuale presidente Nello Musumeci ha ufficialmente detto che si ricandiderà. Obiettivamente dobbiamo essere sinceri, non gli dobbiamo attribuire cose che non ha detto. Musumeci ha detto, obiettivamente, dobbiamo essere obiettivi, Musumeci ha detto intanto che avrebbe fatto solo un mandato. Sì, poi si sarebbe ritirato in campagna. Lo ha detto sia in campagna elettorale sia quando fu eletto, quindi io penso sempre che poi alla fine lui rispetterà questo impegno che ha preso. Ora non l'ha detto, lui ha detto vediamo se ci sono le condizioni, è una cosa che è normale che si dica, ma io non sono convinto che alla fine lui vorrà smentire l'impegno che aveva preso di non candidarsi. Sarà di parola. Ci saranno, ma io penso che ci saranno le condizioni, perché lui capirà perfettamente che deve rispettare l'impegno. Ecco, quindi insomma non è detto che si ricandidi. Se dovesse tener fede alla sua promessa in campagna elettorale, dovrebbe ritirarsi dopo questo mandato, perché così disse così a tutti. Quindi stiamo a vedere. Oggi Micci, appunto. Quindi, non bagniamoci prima del tempo e lavoriamo. Ecco, io vorrei lavoriamo. Dire agli amici, io ho un mare di amici all'interno della coalizione centrodestra, sono un esponente della coalizione, lavorate, perché poi la gente non si interesserà dei nomi, ma vedrà i risultati. Ecco, i fatti, no? Quelli di cui ha bisogno questa terra. E a proposito di questo, chiudendo il discorso, Micci che oggi ha confermato che bisognerà rivedere, riconsiderare questa candidatura. Micci che ha detto, ha fatto una valutazione di buonsenso e politiche, ha detto chiaramente vediamo come, dato lavoriamo, poi si vede. E poi si vedrà. A proposito di lavori, Recovery Fund per la Sicilia, tutti aspettano i soldi dell'Europa, il PNRR, questo Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, però insomma Stancanelli è stato piuttosto caustico nei giorni scorsi in un'intervista
in una sua lettera ufficiale ha detto che 10 miliardi o quasi di opere previste sono state già finanziate altrove, cioè ci sono dei documenti per la Sicilia che confermano che si tratta di vecchi progetti. Allora, chi mi conosce sa che io normalmente non parlo tanto per fare comizi, ma io parlo con documentazione. Io mi sono andato a studiare un po'. La gente parla del recovery plan, del recovery fund, ma molti non sanno, ma non per colpa loro, ma perché vi è questo accavallamento di notizie. Dobbiamo sapere che le risorse che l'Italia ha avuto, 209 miliardi di euro, sono 209 miliardi non perché siamo i più belli o i più bravi, ma perché abbiamo delle criticità tali, e il recovery è stato immaginato dalla Unione Europea come un aiuto sia in termini di prestito sia in termini di fondo perduto per coloro i quali avessero delle difficoltà, in modo particolare sull'indebitamento, sul PIL, sulla disoccupazione, e abbiamo avuto 209 miliardi, ma nessuno sa che se non ci fosse stata la situazione critica del Meridione, in particolare dalla Sicilia e dalla Calabria, quindi con il PIL assolutamente basso, bassissimo, e con la disoccupazione alle stelle, l'Italia invece di 209 miliardi avrebbe avuto 98 miliardi. Quindi ci vogliamo rendere conto che 111 miliardi sono in più all'Italia per le condizioni del Sud? Invece cosa succede? Che io mi accorgo che nel campo dei trasporti il piano dice espressamente che l'alta velocità è l'elemento che può unificare le zone più ricche alle zone più povere, è la panacea per tutti i mali. Cosa succede? Che noi in Sicilia e nel Calabria e Sicilia non abbiamo avuto finanziata un'opera, e hanno messo circa 10 miliardi che sono opere già finanziate con altre misure, cioè noi ci hanno fregato 10 miliardi del recovery. Le immagini sono 109 e sono 209, non sono 500, quindi 10 miliardi solo alla Sicilia non andranno se non con opere già finanziate. Di alta velocità non se ne parla, di ponte sullo Stretto non se ne parla. C'è uno studio fatto da tutti i professori universitari dei trasporti della Sicilia e della Calabria che hanno evidenziato questa stortura. E io allora mi sono sentito in dovere, se faccio il parlamentare europeo, perché mi hanno di mandato, denunciarlo, evidentemente. Ho mandato una lettera la settimana scorsa al vicepresidente Dombrovskis, che è il commissario europeo che si occupa del recovery fund, e al commissario Gentiloni, che è per l'economia ma rappresenta l'Italia, in cui ho evidenziato con puntigliosità queste. Spero che mi rispondano, ma questo è un problema serio che deve essere. Io invito il governo regionale, ecco, ad attivarsi anche. Ci stavo arrivando, ecco, chi dovrebbe difendere i siciliani, difendere la Sicilia in questa fase così delicata in cui c'è la distribuzione di questi soldi attraverso i programmi e i progetti, ci mancherebbe, perché non ci sono bonifici che arrivano in banca. Non arrivano i bonifici. Esatto, non ne arrivano. Quindi ci vogliono progetti seri. Ecco, ma chi, abbiamo gente in gamba, abbiamo capacità manageriali, abbiamo capacità a livello di ingegneri, di chi dovrà appunto progettare tutto questo. Io non sono qui per fare pagelle. Però me lo dico. Io le dico però che in Sicilia abbiamo una delle categorie professionali che sarebbero non all'altezza del compito, di più, ma vanno coinvolte. Cioè, lei immagini che la Sicilia del Recovery Fund avrà 22 miliardi più 9 miliardi di fondi strutturali 2001-2026 nei prossimi 5-6 anni, con 32 miliardi che non siano spesi a tappeto, a pioggia, mille progetti, ma 3-4 progetti importanti, infrastrutture, trasporti, sanità, digitale nel senso serio del termine, ecco, ma digitalizzazione. Ma lei immagini cosa vuol dire 32 miliardi spesi bene con progetti e non voltandosi dall'altro lato? Non sono cose che mi interessano. Ecco, questo è un aspetto. Ma siamo che in ritardo. Siamo in ritardo, ma si può sempre riprendere. Cioè, il governo che verrà nel 2022-2027 avrà la possibilità di utilizzare queste risorse se oggi i programmi vengono fatti. Ma difficilmente la politica prepara il terreno a chi verrà dopo. Ma nella vita è stato sempre così. Guardi, io voglio, come posso dire, voglio essere ottimista. Chi mi conosce sa che sono un inguaribile ottimista, vedo sempre il bicchiere mezzo pieno. Mi auguro che si riesca a ragionare.
ma quale discussione, chi, questo, quell'altro. La verità è, sediamoci, rimbocchiamoci le maniche, io sono parlamentare europeo, faccio le mie battaglie, vado in Parlamento, sono sempre presente, non sono stato presente per 8 mesi, ma mi collegavo regolarmente con la Commissione, votavo da remoto, oggi che si può riprendere vado regolarmente a Bruxelles per tentare del mio piccolo di difendere gli interessi della Sicilia. Possiamo parlare del ponte? Perché il presidente Musumeci, per esempio, si è battuto, ha fatto anche una conferenza stampa chiamandolo Ponte di Ulisse, insieme a Spirlì, l'attuale presidente della Calabria, ma al di là delle conferenze stampa, della propaganda e degli annunci, poi di concreto mi pare ci sia poco, se non qualche intervista, qualche protocollo, ma di concreto non c'è veramente nulla. Guardi, le interviste non servono a nulla per fare le cose, perché più si parla delle cose più non si fanno. Qua la verità è, fra l'altro è stato detto, fino alla settimana scorsa diceva il ponte non può essere finanziato, invece è stato detto che si può finanziare. Che si può finanziare. Allora questo è un elemento importante, cioè se noi nel recovery non abbiamo il ponte, l'attraversamento stabile dello stretto è essenziale, ma è mai possibile che da Roma a Torino ci impiega non so quante ore, 4 ore, 5 ore? E da Catania a Trapani ci vogliono 5 ore lo stesso, ma è possibile? Cioè, ma come non si capisce che queste sono le infrastrutture, non servono soltanto per farsi la passeggiata, servono per mettere in giro l'economia, per abbiamo una perdita di 6 miliardi l'anno. 6 miliardi l'anno, come si fa? Come si fa? Ecco, io l'invito che faccio ai miei colleghi della classe dirigente, lo dico perché ho fatto l'amministratore e mi sono scommesso, e finiamola di architettare, di ogni giorno leggo i giornali sulle ipotesi, chi sarà il candidato, si fa questa coalizione, se ne fa un'altra, facciamo delle ipotesi sulle cose concrete che dobbiamo fare. Ecco, magari cercando di superare le barriere, no? Le divisioni anche politiche, fare qualcosa per questa terra, partendo anche dal ponte. Anche qua ho alcune idee chiare, cioè dire, non è il problema delle divisioni politiche. Io sono convinto che chi la pensa come me non la pensa come coloro i quali stanno a sinistra, ma io sono convinto che una volta fatte le elezioni e vige una coalizione piuttosto che un'altra, quando poi si legifera, le differenze sono soltanto sul piano ideologico, ma non sul piano delle concretezze. Ecco perché non si deve fare la contrapposizione ideologica su questo o su quell'opera, si deve lavorare assieme. Ma se l'opposizione lavora in maniera strumentale contro il governo e il governo si chiude a riccio dicendo che con l'opposizione non si parla, non si va da nessuna parte. Questa è la verità. In una sana democrazia è necessaria la maggioranza e l'opposizione, ma nel momento in cui si governa e si legifera, l'incontro, ma io parlo di incontro alto, non di incontro basso, io penso che sia indispensabile. Allora, anche lo scontro è importante, ma lo scontro delle soluzioni che siano al rialzo, non al ribasso. Perché a proposito di trasporti, di sviluppo commerciale, si sta puntando più sul porto di Palermo che sul porto di Catania? Per esempio Palermo ha deciso sarà turistico, Termini Imerese commerciale, qui ci abbiamo provato tante volte con Augusta e Catania, ma non siamo mai riusciti a trovare un punto di incontro. Nella lettera che ho mandato a Dombrowski e a Gentiloni ho fatto riferimento a due porti importantissimi che sarebbero la soluzione dei problemi economici non della Sicilia, soltanto del Meridione: il porto di Augusta e il porto di Gioia Tauro. Cioè, lei sa che le navi che trasportano tutto quello che c'è da trasportare bypassano la Sicilia, arrivano a Gibilterra e poi risalgono e se ne vanno ad Amsterdam, mentre potrebbe essere benissimo la Sicilia il punto di riferimento. Tanto è vero che la cosiddetta traiettoria Helsinki-Malta passa dalla Sicilia e dal sud Italia. Non se ne è fatto nulla, perché questa era l'idea di avere un avamposto quale la Sicilia verso l'Africa, verso il Mediterraneo, che sarebbe stato appunto il porto di tutti. Noi invece abbiamo il porto spesso per raccogliere quei poveretti. Fino a stamattina ne sono arrivati un 300. Ecco, quello dei migranti è un altro problema importante. Sembra che l'Europa
No, sì. L'Europa, sì, di qualche frase fatta, così, di solidarietà. I nazionalismi beceri si stanno verificando, cioè, là, nel problema della migrazione. Perché veda, ma a chi piace vedere un povero disgraziato, un bambino che affoga? Ma io penso a nessuno, saremmo dei criminali. La verità è un'altra, che non si fa nulla per evitare che questi partano, per evitare che questi abbiano il miraggio. Io non parlo dei profughi da guerra, quelli hanno il diritto a venire, anzi dovremmo andarli a prendere noi, i profughi, che dovremmo andarli a prendere, quelle che sono vittime di guerra e di quant'altro. Qua ci sono i profughi economici, che poveretti vengono sfrattati e sfruttati nelle loro terre, dalle loro terre, arrivano qui convinti che troveranno la panacea, che non si trova, perché poi siamo in difficoltà e l'Europa non interviene. Ecco, perché se l'Europa interviene, questa è l'impressione. Ma no, questa è la realtà. Io lo chiedo all'europarlamentare, l'aria è questa, quella la che vera, tira lì. Quando a me mi dicono che sono anti-europeista, dicono la cosa più falsa che ci sia, perché io sono europeista nato perché vengo da una tradizione, la tradizione della destra politica, che parlava di Europa-Nazione quando gli altri erano contro l'Europa. Ma l'Europa che immaginavamo noi e che immagino io è l'Europa che si interessa delle grandi questioni, della migrazione, della difesa, della politica fiscale, cioè della lotta al terrorismo, cioè delle cose importanti dove 27 stati possono fare, 500 milioni di abitanti possono. Ma noi ci occupiamo delle vongole, se devono essere 2 mm in più o in meno, c'è l'imposizione di come deve essere fatta la cattura del pesce, anche là, io sono in commissione pesca, io sono d'accordo che si deve salvaguardare l'ambiente, ma non è possibile che noi, i nostri pescatori, non li facciamo pescare, poi quelle che vengono dalla Libia o dalla Tunisia o dalla Turchia possono pescare anche nei nostri mari perché non sono tenute a rispettare le leggi europee. Ma c'è qualcosa di schizofrenico che non ha significato. Ecco perché l'Europa dovrebbe darsi delle regole, e questo lo facciamo noi come gruppo di ECR, lavoriamo in questo senso, siamo europeisti convinti, ma non questa Europa soltanto delle piccole cose e non delle grandi cose. Onestamente, c'è futuro per questo tipo di Europa, di questa Unione Europea? Allora, io mi auguro che l'Unione Europea resista, che l'Europa, il concetto Europa resista, mi auguro. Temo che se ci addentriamo ancora in queste piccole cose, alla fine vinceranno le spinte negative, perché nessuno si vuole sentire imporre a casa propria. È inutile che parliamo dei problemi etici, cioè non ci possiamo sentire imporre le cose che sono, forse vanno bene per la Norvegia. Non ultima, non anche bene. La storia del vino, la storia, ma veramente, ma queste cose. Paradossale. E l'Inghilterra? Guardi, l'Inghilterra è uscita dalla Unione Europea, l'Inghilterra è Europa, non c'è discussione dal punto di vista culturale, dal punto di vista ideale, dal punto di vista della. Però è uscita. È stato profetizzato i danni più assoluti per l'Inghilterra che si andava. Io questi danni ancora non li vedo, forse ci saranno fra 10 anni, ma l'Inghilterra ha risolto il problema della vaccinazione. Prima di tutti, perché non c'è stata una sottomissione alle regole fatte malissimo dall'Unione Europea. L'economia va a gonfie vele. Io non lo so, se io non appartengo a coloro i quali pensano che l'Italia possa uscire dall'Unione Europea. Non ci credo, non ci penso, mi sembra sbagliato, noi abbiamo un altro tipo di struttura, siamo interconnessi con la Francia, con la Germania, con la Spagna, quindi però a rivendicare una nostra autonomia di scelte in alcuni settori penso che sia importante. È cambiato qualcosa tra il governo Conte e il governo Draghi, secondo lei? Sì, senza dubbio è cambiato. In meglio o in peggio? È cambiato in meglio. Guardi, non c'è Arcuri e c'è Figliuolo, già basta questo per dire che poi c'è tanta continuità. Io avrei tolto Speranza, ma non perché non c'ho nulla contro Speranza, è una persona seria, si vede che è una persona seria, però tu non puoi criminalizzare tutti, non puoi. Cioè, il problema delle riaperture, delle chiusure, è facile dire chiudete, ma chiudete, come si fa a chiudere quando poi da 14 mesi intere categorie sono sul lastrico? Cioè, Speranza ha ideologizzato un problema serio che è quello della pandemia. Giorgia Meloni è pronta a diventare leader a livello governativo, cioè premier? Allora, intanto Giorgia Meloni già è leader
cioè anche questo è, grazie per la domanda. Veda, la sinistra dalla mattina alla sera parla di pari opportunità, le quote, noi non abbiamo bisogno né di pari opportunità né di quote. Il leader di Fratelli d'Italia, della destra italiana, è una donna, Giorgia Meloni, che si è fatta la sua strada, che è iniziata da giovane, che ha fatto la sua gavetta, è diventata presidente dei conservatori europei. Questo forse non è passato come una grande notizia, ma diventare il presidente di un partito che raggruppa 44 partiti del mondo, noi europei soltanto, vuol dire essere riconosciuta come leader naturale. Il governo, anche qua, Giorgio Meloni è stata bravissima a rispondere, perché noi, è l'unica che si è posta in, noi ci affidiamo, all'opposizione. Noi siamo qua, chiediamo il consenso, la gente sa chi siamo, la gente sa che siamo coerenti, possiamo anche sbagliare, ma siamo coerenti con le cose che diciamo, stiamo facendo la nostra battaglia non di opposizione preconcetta, attenzione, io sono stato senatore quando vi era il governo Conte 1 e noi eravamo all'opposizione, ma sa quante cose abbiamo votato a favore, perché noi dicevamo e lo diciamo tuttora, noi siamo un'opposizione patriottica. Cioè votiamo le cose che riteniamo utili, non votiamo le cose che riteniamo non utili. La Meloni ha mandato un telegramma di congratulazioni a Draghi, quanto Draghi si è comportato in maniera assolutamente serena e seria nei confronti di Erdogan. Cioè dire, noi non abbiamo preconcetti, è chiaro che continuare la politica... ha detto bravo quando Letta ha detto tassiamo i patrimoni e la tassa di successione, cioè la cosa più assurda che ci sia è la tassa di successione, è una cosa veramente cioè, e Draghi è intervenuto dicendo in questo momento Draghi è intervenuto e ha detto ma oggi dobbiamo dare i soldi alla gente, no? Non toglie, ecco, quindi sì. Noi la Meloni, Fratelli d'Italia sta facendo una politica seria, serena, opposizione concreta, documentata, ci opponiamo a questo e chiediamo quest'altro, poi se gli italiani vorranno premiare il centrodestra e all'interno del centrodestra Fratelli d'Italia come il partito più votato, poi si vedrà. Se fosse in Parlamento voterebbe sì alla legge Zan? Voterei assolutamente no e le spiego perché. Perché anche su questo si fa una confusione, come se noi fossimo i nemici di chi vuol fare la sua vita sessuale, ma a me me ne sta fregando, posso fare quello che vogliono. Devono essere garantiti, non devono essere discriminati, ma io non accetto che nella legge all'articolo 1 si possa dire ognuno certifica la sua identità sessuale. Cioè vuol dire che se lei ritiene di essere donna, perché si ritiene così, si va a scrivere all'anagrafe e dice che è donna, ma non è possibile, questo è il sovvertire, non dico l'ordine naturale perché poi mi vengo accusato, ecco. La prego. E poi è un problema di libertà, cioè se io dico, se passa questa legge, io mi arrischiassi a dire che per me la famiglia naturale è quella fondata tra l'uomo e la donna, sarei accusato di essere un discriminatore. E quindi potrebbe essere anche condannato. In base alla legge Zan. Allora noi vogliamo appesantire le pene perché ha comportamenti discriminatori, sono perfettamente d'accordo, ma approvare una legge che tende soltanto a creare un pensiero unico, per cui se un prete dice che il matrimonio è fondato tra un uomo e una donna destinato alla procreazione, che è quello che pensa la Chiesa, potrei non pensarlo io, ma lo penso anche io, è accusato, in base alla legge Zan verrebbe condannato. È successo già in Spagna, è successo già negli Stati Uniti. Quindi, io sono assolutamente contrario e voterei no. E fa bene Fratelli d'Italia a fare una posizione durissima su questo disegno di legge. Anche perché esistono già le leggi, ma ci sono le norme sulle aggressioni, sulla discriminazione. Ma non esistono solo già. Ci sono, lo dice il codice penale. Per la legge Mancino, per motivi futili e abietti c'è la aggravante. Ma vogliamo aggravarle di più? Aggraviamolo, sono d'accordo. Certo. Ma aggraviamo le pene, non ne impediamo alle grande gente. Rispetto per chi vuole amare chiunque, amore libero, posso su questo siamo d'accordo. Posso fare quello che voglio. Esatto. Non mi pongo il problema. Siamo su questo, siamo sulla stessa lunghezza d'onda. Assolutamente. Si andrà a elezioni naturali, alla scadenza naturale o subito dopo l'elezione del Presidente della Repubblica? Secondo me si andrà a elezioni naturali. Per un motivo semplice. 2023. Secondo me la sinistra non ha interesse a far votare nel 2022.
perché si voterebbe con questa legge elettorale, non c'è il tempo di fare l'altra legge elettorale, vogliono avere 2 anni di tempo per riprendersi, quindi non ci fanno votare. Ecco, per quanto riguarda il Presidente della Repubblica, visto che Mattarella ha detto sono già anziano, vorrei riposarmi. Ma lui devo dire che l'ha detto non soltanto dal punto di vista personale, ma in occasione della celebrazione di un ex Presidente della Repubblica, forse Segni, sì. Lui disse da costituzionalista che non è d'accordo sulla possibilità di prorogare, quindi immagino che non accetti. Sarà Draghi questo, il suo successore? Ma questo non lo so, guardi, lo dicono tutti gli esperti, io non sono un esperto. Dico, in questo senso. Lo immagina Draghi? Ma io penso che difficilmente sarà Draghi, non possono far finire un'esperienza che loro dicono essere un'esperienza importante per la ripresa dell'Italia, però azzardarsi in ipotesi sul Presidente della Repubblica si sbaglia sempre, lo dicono tutti i politologi, escono sempre cose diverse da quelle che si immagina. Chi entra Papa in conclave esce cardinale, la stessa cosa avviene col Presidente della Repubblica. Inevitabilmente un'ultima domanda che si riporta a 29 anni fa, ieri la celebrazione, l'ennesimo anniversario, il 29esimo della strage di Capaci, chiaramente tanti discorsi, tutti sull'attenti, eccetera, eccetera, tante corone da loro. Ma realmente, Stancanelli, cos'è cambiato da 29 anni a questa parte? Ma allora io ho... Cioè questo sacrificio è servito a qualcosa? Sì, secondo me sì, è servito, perché si è risvegliata una coscienza, si è risvegliata una coscienza. Il problema è un altro, che quelli che oggi piangono Falcone, questa è una cosa che ieri ha sottolineato in un post bellissimo Claudio Martelli, ex ministro della giustizia, socialista, quindi non posso dire che Delfino di Craxi, quindi non posso dire che incontrava le mie simpatie, il quale in un lungo post ha detto che coloro i quali oggi piangono Falcone dimenticano che i loro amici sono quelli che hanno isolato Falcone, criticato Falcone. Io ricordo ancora quella trasmissione televisiva, non so se lei la ricorda, sì. Al Costanzo Show. Orlando e Galasso aggredirono Falcone, sì. letteralmente dicendogli che teneva i fascicoli nei cassetti, cioè Falcone era un personaggio, era un giurista, sì. Che credeva alla forza della legge, non alle ricostruzioni, e lui per credere ai pentiti faceva non riscontri, decine di... Io non dimentico che Falcone fu quello che incriminò per calunnia un pentito che altri avrebbero, perché aveva accusato non so di che cosa Lima, che è il nemico di Falcone. Quindi immagini, certo. Immagini Falcone, l'addirittura di Falcone. Quindi è cambiata la coscienza? È cambiata la coscienza, purtroppo nella magistratura oggi gli scandali Palamare, cose dimostrano quanti danni. Le correnti, le divisioni della magistratura, la gestione del potere della magistratura, e lo diceva Falcone. Falcone era per la separazione delle carriere. Sì. Falcone era la separazione delle carriere. Fu detto più volte, ma tutto questo fa perdere di credibilità al sistema. Perché io, quando mi dicono io ho ufficio della magistratura, sa cosa ho detto io? Dico sempre, lo dico sempre, io conosco un sacco di magistrati, ho fatto l'avvocato per 30 anni, quindi ne ho conosciuti magistrati bravi, per bene, sono la maggioranza fra l'altro. Però tu devi essere, io credo del magistrato per bene, bravo, esperto, che studia e che non fa politica. Allora quelli sono i magistrati migliori, ma coloro i quali fanno politica mi preoccupano. Bisogna mettere mano però alla riforma della giustizia, ma seriamente, certo, non si può aspettare 10-12 anni mettere mano alla riforma del CSM. Per un processo. Non ci possono essere le correnti del CSM. Infatti ho sentito di qualche magistrato componente del CSM che parla di sorteggio. A questo punto col sorteggio non c'è più la necessità delle cordate. E non si può aspettare 10-12 anni per una sentenza, o anche più, a seconda se è penale o civile. Grazie a Raffaele, grazie Stancanelli, grazie a lei per il contributo che ha dato appunto all'informazione raccontata. Avremo modo di riaggiornarci su temi. Vengo con piacere. Esatto, abbiamo fatto una chiacchierata a 360 gradi. Dunque ringraziamo Stancanelli, che tra l'altro è in partenza per domani per Bruxelles. Ci saluti la von der Leyen. Ho fatto il tampone, perché è necessario il tampone. Ma incontrerà la von der Leyen? Ogni tanto, ora non ci siamo incontrati. È un po' altezzosa. È teutonica. Teutonica, diciamo teutonica. Benissimo. Ha tante sedie, no? A disposizione la von der Leyen, dopo la storia che... sì, con Erdogan. Sì, immagino, no? Anche quando va a prendere
un caffè al bar, immagino che subito le porgeranno una sedia. Grazie. Raffaele Stancanelli, europarlamentare di Fratelli d'Italia. Adesso parliamo di sicurezza nel lavoro e lo facciamo con le voci di Maurizio Attanasio della CISL e poi Enza Meli della UIL e Giacomo Rota della CGIL. Il servizio è di Sandro Gaglio. Amici, buongiorno dal vostro Sandro Gaglio, via Etnea, angolo via Prefettura. Oggi CGIL CISL UIL in raccordo con quanto già fatto giorni addietro in Piazza Università, cioè di portare con voce forte e chiara il ragionamento della sicurezza nei luoghi di lavoro, oggi si ripresentano in Prefettura. Maurizio Attanasio, segretario provinciale della CISL di Catania. Qual è l'argomento di oggi e l'argomento effettivo che riuscirete a discutere col prefetto? Come abbiamo accennato nell'assemblea tenuta giovedì scorso in Piazza Università, abbiamo iniziato una settimana di manifestazioni legate al tema della salute e della sicurezza in luoghi di lavoro. Oggi un piccolo sit-in composto semplicemente da una rappresentanza dei delegati sindacali CGIL, CISL e UIL consegnerà al prefetto un documento che contiene un po' le critiche, ma soprattutto le proposte che fanno le organizzazioni sindacali al governo. Noi stiamo svolgendo queste giornate di sensibilizzazione verso la politica e verso il sistema industriale, di una maggiore attenzione proprio in questa fase della ripartenza a quelli che sono i temi del lavoro e della sicurezza nel lavoro. Il messaggio che lasciamo da Catania è che vogliamo dei tavoli tematici per parlare di questo problema, omicidio colposo, omicidio sul lavoro, per chi muore e per le vittime. Questo è il messaggio, perché vogliamo azzerare le morti sul lavoro, non li vogliamo ridurre, perché non si può morire di lavoro. Può essere che tra le tante cause la riapertura velocizzata di tante imprese, di tante industrie, possono aver messo in seconda battuta la sicurezza sul lavoro? Guardi, la sicurezza sul lavoro la mettono sempre in seconda battuta perché significano costi, perché se non si abbattono i costi e c'è sicurezza non si muore. Bene. Quindi chi tace è complice. Quindi in ogni caso il messaggio deve essere quello, la sicurezza al primo posto. La sicurezza al primo posto perché la vita va sempre al primo posto. E chi tace, ripeto, o in maniera indifferente fa finta che non vede, è complice. Lanciamo il messaggio che la sicurezza del lavoro è un bene primario. 185 morti dall'inizio dell'anno sono inaccettabili. In tutte le prefetture d'Italia, CGIL e CISL e UIL, oggi stanno chiedendo più sicurezza, più cultura della sicurezza, più investimenti sulla sicurezza, più voglia di proteggere le vite di chi esce ogni giorno a lavorare. Bene, ma levando il problema della sicurezza, pensate che la riapertura delle industrie, delle fabbriche, di tutte le attività che sono state ferme più di un anno, possono avere alla base qualche problema in più proprio sulla sicurezza? Siamo molto preoccupati dalla proposta del governo di ripristinare le gare al massimo ribasso. Abbiamo ascoltato dalla viva voce dei tre segretari confederali CGIL, CISL e UIL quella che è la tematica che oggi sarà discussa in prefettura, sicurezza sul lavoro. Ma la sicurezza sul lavoro passa solo ed esclusivamente su quello che è pianificare prima di tutto che ogni operaio, ogni dipendente possa ritornare sui luoghi di lavoro con la serenità che tutto sia ben sistemato e che tutto sia in ordine. Dal vostro Sandro Gaglio, la buona giornata a tutti. Ed eccoci all'interno dello spazio curato dallo IARI, dell'Istituto di Analisi e Relazioni Internazionali, con i nostri ospiti, con i temi appunto di respiro internazionale. Ben trovato e bentornato a Gabriele Laspina, caporedattore di Geopolitica allo IARI. Ben trovato Gabriele. Ciao Umberto.
abbiamo tanti argomenti da affrontare, alcuni saranno in qualche modo ripresi da lunedì scorso, e salutiamo il presidente Filippo Sardella, bentornato Filippo. Ciao Umberto, grazie come ogni lunedì. E, i temi sono sempre quelli legati chiaramente all'attualità. Sicuramente parleremo di quanto avvenuto a Minsk, quindi perché insomma il clamoroso dirottamento di ieri è sulle prime pagine di tutti i giornali, di un volo della Ryanair, ma ne parliamo tra poco. Io partirei dai migranti, perché la Germania forse si dice, chiedo a voi insomma se avete notizie in tal senso, vorrebbe redistribuirli tra Spagna e Italia. Allora Umberto, tutto parte dal cosiddetto accordo di Dublino che doveva essere revisionato, rivisto, è stato rivisto ad ottobre. Cosa diceva questo accordo di Dublino? Che si facevano carico dei migranti il paese di prima accoglienza. Ora, in una rotta mediterranea i paesi di prima accoglienza sono Spagna e Italia. Ovviamente quando si parla di Unione Europea parliamo di 27 stati, non più di 7, di 8, di 12, di 15, e gran parte di questi stati sono stati continentali, sono pochissimi gli stati che si affacciano sul bacino del Mediterraneo, quindi assistiamo perennemente ad una lotta interna tra chi ovviamente giustamente, come nel caso sempre di nazioni più esposte come l'Italia e la Spagna e in seconda battuta la Francia e in minor parte Malta, provano ad insistere sul il concetto di ridistribuzione, che non è un concetto sbagliato, anche se è un concetto che a me non piace, è un concetto che detesto, anzi non mi piace la parola ridistribuzione perché sembra che si stanno ridistribuendo merci senza capire che all'interno ci sono persone. Sarebbe più utile dire benissimo, abbiamo persone turcofone, mettiamole in Germania dove c'è un'ampia già substrato e cultura fatta nei decenni precedenti da altri immigrati di matrice turca. Abbiamo siriani e allora cerchiamo di costituire delle comunità e di andare a rafforzare quelle comunità che già sono presenti. Il discorso che si basa sulla redistribuzione dei migranti sembra di dover distribuire un po' coriandoli casualmente in giro per l'Europa. Per forza di cose c'è un'Europa più mitteleuropea, più nordica, che si fa stretta su questo, che stringe le maglie su questo discorso. E semestralmente assistiamo a questo scontro dibattito tra Sud e Nord Europa. E allora la soluzione e il discorso non è come ridistribuirli, se ridistribuirli, è tracciare delle linee chiare, specifiche per tutti, affinché semestralmente non ci troviamo ad affrontare questo discorso. Purtroppo è un discorso prettamente politico e non tecnico, perché se fosse una scelta tecnica basterebbe sedersi a un tavolo 2, 3, 4 giorni, una settimana e si risolverebbe il problema, perché il flusso è sempre viene sempre dal Mediterraneo. Sappiamo con che modalità viene, cioè questi poveri esseri umani non è che vengono un giorno con la barca, un'altra volta con l'aereo, un altro giorno si paracadutano. Sappiamo qual è la modalità con cui attraversano il Mediterraneo, sappiamo l'alto rischio, perché lo dicevo negli scorsi incontri. Ma la rotta mediterranea, tra le rotte mondiali dell'immigrazione, è chiamata la rotta della morte, è la rotta dove si muore di più. Quindi sentivo l'intervento dell'ospite precedente, il quale ha detto una cosa con cui io sono pienamente d'accordo, ma io li andrei a prendere questi migranti nelle regioni di partenza, perché facendo uno studio un po' meno casuale e un po' più attento, il Viminale ha tracciato, ha segmentato le popolazioni che migrano di più verso l'Italia e hanno dei passati e vengono da situazioni interne alquanto complicate. Mi viene in mente il profilo, diciamo, i cittadini di matrice, di cittadinanza somala, che vivono in una condizione sotto una dittatura che si protrae dal 1993. I rapporti tra Italia e Somalia ed ex colonia sono sempre magari preferenziali, per questo si preferisce migrare verso l'Italia. Ma considerate che in Somalia c'è una specie di dittatura che impone un servizio militare quasi a vita. E in Somalia ci sono delle squadre della morte che non si fanno alcun problema a uccidere a colpi di macete gli oppositori, anche se sono dei bambini. E allora è giusto che noi accogliamo questa gente, però sempre per non andare sul politico, sarebbe più giusto parlare meno di Siria, di Bielorussia, di Russia, di Nord Corea e andare forse
da un punto di vista di Unione Europea, perché noi siamo europei e i problemi della Nord Corea ci toccano, ma non tantissimo. Allora forse sarebbe più giusto aprire un'agenda di democratizzazione per quanto riguarda l'Africa, perché il discorso della migrazione, farò un esempio, spero che venga capito, un esempio pratico per capire qual è la condizione, è come se io mi taglio una mano, mi viene amputata una mano, e il mio problema non è andare a ricucire la ferita, ma cercare il secchio più grande per contenere il sangue che esce. È lo stesso discorso. È una ferita aperta. Allora noi invece di andare a chiudere, a suturare la ferita, stiamo cercando come ingrandire questo secchio. Certo. Parole chiare quelle di Filippo Sardella. Ma chiedo a Gabriele Laspina, poi è sempre la Germania che un po' detta le condizioni all'Europa, no? Gira e rigira su tanti aspetti, tante vicende, e spesso la Germania o la Francia, a seconda dei casi, a mettere l'ultima parola. E questa è la sensazione. Sì, sicuramente è una sensazione verosimile, ma questa diciamo, frase pronunziata dalla Germania mi sa molto di campagna elettorale. Sappiamo che la Merkel ci lascerà dopo parecchi mandati, diciamo dopo 15 anni di cancellierato a Berlino e comunque in Germania, e quindi si stanno un po' scaldando anche i partiti tedeschi e sicuramente anche coloro che prenderanno o dovranno prendere il posto in qualche modo della cancelliera Merkel. Quindi mi sembra davvero una frase molto da campagna elettorale e per parlare sicuramente ad un elettorato un po' più forse orientato al nazionalismo. Sappiamo che nelle ultime tornate, insomma, Alternative für Deutschland ha preso una percentuale di voti molto elevata, che è chiaramente la destra estrema in Germania. Ecco, non vorrei tornare su Ceuta. Sì, per quello che è avvenuto. Voglio precisare che giorni fa. Non credo che in questo periodo e in questo particolare, diciamo, frangente, la Germania possa in qualche modo, di solito la realtà, come dire, europea e politica ce lo dimostra, ma in questo momento di debolezza non credo che possa dire ad un governo Draghi e a Draghi stesso: prendetevi voi i migranti insieme alla Spagna, noi ci giriamo dall'altro lato. Ecco, non penso che, insomma, sia questo il messaggio. Sì, esattamente. Diciamo che c'è una sensazione. Una sensazione, ma non credo che il presidente Draghi in qualche modo, diciamo, possa tacere ad una cosa del genere. Quindi lo ricordo, è un dato di fatto, al momento è il governo un po' più credibile, più forte che c'è in Europa. Non a caso il primo viaggio internazionale Draghi lo ha fatto proprio in Libia il 6 aprile scorso. Ecco, parliamo di Ceuta perché nei giorni caldi ne abbiamo parlato, abbiamo visto delle immagini davvero particolari, adesso forse la regia ce le riproporrà. Ecco, qualcuno ha la sensazione che la Spagna con i respingimenti sia più decisa dell'Italia, anche se qua vediamo delle scene assurde, evidentemente, cioè che ci sia una politica leggermente diversa rispetto a quella dell'Italia. È una sensazione o è la realtà dei fatti? Allora, direi che la geografia, ancora una volta, interviene in questo. È una mia idea, un mio pensiero, chiaramente, osservando i fatti. Innanzitutto ricordo a chi ci segue, comunque in questo caso anche un po' all'opinione pubblica europea, che ogni paese mediterraneo ha una propria Lampedusa. Ecco, non è solo l'Italia ad avere l'assalto a Lampedusa da anni, ripetuto, se di assalto si può parlare, come spesso titolano i giornali, ma ce l'ha, lo ha anche la Spagna con le due città, Ceuta e Melilla, che sono chiaramente nel territorio appunto marocchino fisicamente. La Spagna può in qualche modo mostrare i muscoli, come vediamo dalle immagini, inviando la Guardia Civile con diciamo, i blindati o la stessa polizia, magari in tenuta antisommossa, perché geograficamente le due città poggiano sulla terra. Mi domando l'Italia in mare aperto chi possa mandare a frenare i migranti. Di certo non possiamo mandare la Marina a colpi di cannoni, sarebbe spropositata l'intenzione da
da parte italiana. Se avessimo anche noi una città in Africa, probabilmente avremmo mandato i carabinieri in tenuta antisommossa, ma questo non possiamo farlo a Lampedusa, ripeto, è circondata dal mare, sui migranti non si può sparare, altrimenti poi di converso ci lamentiamo quando la Guardia Costiera Libica apre il fuoco sui nostri pescherecci. Sulla parte chiaramente della Spagna di Ceuta, assolutamente 8.000 migranti hanno cercato di valicare la frontiera, la Spagna li ha respinti circa 6.000, c'è stato un po' di agitazione anche all'interno del governo spagnolo, il premier Sanchez è corso immediatamente a Ceuta, è stato un po', sappiamo, la destra, diciamo, ha un po' accusato il governo di non saper come dire, lavorare, gestire in qualche modo questa situazione. Non è soltanto, ecco, voglio far notare come ancora una volta i migranti vengano utilizzati come leva di ricatto in qualche modo della politica, nella concezione della politica internazionale. Il governo marocchino che controlla i flussi migratori sostanzialmente si è girato, diciamola così, dall'altro lato quando questi 8.000 migranti sono andati verso Ceuta, proprio per esprimere il disappunto nei confronti del governo spagnolo del fatto che il capo politico del Sahara occidentale, che sappiamo è una zona che viene rivendicata dal Marocco, si è fatto curare in ospedali spagnoli perché gli è stato diagnosticato un cancro. Siccome il governo marocchino chiaramente reputa questo leader un dissidente, in qualche modo c'è stata una presa di posizione nei confronti di Madrid dicendo: beh, tu sei accorsa in aiuto di un mio dissidente o comunque quello che il Marocco reputa un dissidente, perché secondo il Marocco il Sahara occidentale fa parte, diciamo, del territorio marocchino, e beh, allora io ti faccio in qualche modo ti utilizzo lo strumento dei migranti che fa sicuramente paura all'Occidente, all'Europa e quindi anche alla stessa Spagna, per destabilizzare in alcuni momenti un po', in questo caso, il governo di Madrid. Ecco, qui c'è questo un po' caso internazionale che bisogna un attimino spiegare. I migranti non si sono, diciamo, mossi in modo del tutto autonomo, ma in qualche modo le autorità marocchine, ripeto, magari anche se li hanno visti, hanno fatto finta di niente, quindi in massa si sono mossi, e chiaramente la Spagna è stata colta alla sprovvista, anche se poi, come abbiamo visto dalle immagini, ha reagito prontamente con la Guardia Civile. Però questo per dire cosa? Che sia in Marocco ma anche in Libia, quindi riguarda in questo caso l'Italia, c'è sempre appunto una regia che utilizza questi migranti come leva nei confronti dell'Europa e degli stati europei, del Mediterraneo. Torneremo inevitabilmente su queste argomentazioni che sono di scottante attualità ormai da diversi anni, da decenni potremmo dire, e sembra che i numeri però stiano aumentando, questa è la realtà triste. E volevo affrontare con voi anche quanto avvenuto l'altro ieri, insomma, sui cieli della Bielorussia, perché c'è stato un dirottamento di un aereo Ryanair decollato da Atene e diretto a Vilnius in Lituania, ed è stato costretto ad atterrare a Minsk, dove le autorità hanno arrestato il giornalista dissidente bielorusso, si chiama Roman Pratasevich, 26 anni, quindi giovane, e hanno arrestato anche la sua compagna, una cittadina russa di 23 anni, Sofia Sapega, che sta frequentando peraltro un master all'Università Europea di Scienze Umanistiche di Vilnius. Ma al di là di quello che fa la signorina Sofia, insomma, qui è pazzesco quello che è avvenuto. Cioè, hanno parlato di un allarme bomba, ma è stato dirottato un aereo vero e proprio con tanti passeggeri per andare ad arrestare un giornalista dissidente. Sofia è stata rilasciata, quindi adesso possiamo stare. È la notizia dell'ultima ora. Sì. Ok. No, adesso, al di là della battuta, poi no. Nel senso, io sono assurdo molto, quello che è avvenuto. Non tanto,
E io sono, tendo a essere sempre forse all'altra parte della barricata rispetto al comune sentire, al comune vedere. È assurdo nel momento in cui... Eccola qua la foto. Sì, è assurdo nel momento in cui ne puntiamo il riflettore solo su questo caso e ignoriamo tutti i precedenti. Domanda, esistono dei precedenti? Sì, eppure tanti. Quindi non è che la Bielorussia o il governo di Lukashenko è cattivo perché ha dirottato con i MiG l'aereo Ryanair e l'ha fatto atterrare. Sarà cattivo per un altro milione di motivi, ma sicuramente non per questo. Come ha scritto oggi sulla Pravda, no? Storico giornale russo, Alexander Kotz, un grande editorialista sul panorama internazionale, sulla scena giornalistica appunto russa, cosa ci ricorda? Tre precedenti che sono avvenuti negli ultimi 5 anni. Turchia fa con i suoi caccia, fa atterrare nel 2016 presso l'aeroporto di Ankara un aereo diretto in Siria, perché si sospettava che all'interno di quell'aereo ci fossero delle armi, venissero trasportate delle armi. La Turchia fa scendere questo volo di linea ad Ankara, 12 ore di perquisizione, non viene trovato nulla e si risale. È una prova di forza che fa la Turchia, ma non è l'unica, perché tanti governi occidentali che si vestono e si ammantano di democraticità hanno fatto lo stesso con Evo Morales, presidente boliviano, che poi è stato destituito con un colpo di Stato probabilmente orchestrato da qualche potenza limitrofa, tipo gli Stati Uniti, sul finire del 2020. Cosa succede? Evo Morales stava rientrando in Sud America, Francia e Portogallo gli negano il transito aereo e il suo aereo privato viene fatto atterrare in Austria, perché si sospettava che all'interno dell'aereo venisse trasportato in maniera clandestina Snowden, figura che tutti conosciamo, e quindi si diceva che siccome Evo Morales fosse vicino alle sue posizioni e anche, diciamo così, un po' in maniera propagandistica volesse lanciare un colpo agli Stati Uniti, si fosse nascosto nell'aereo presidenziale privato. Ma non è neanche questo l'ultimo dei casi. Viene fatto atterrare a Kiev un volo di linea nel 2019, adesso la compagnia, senti, mi sfugge, ma basta googolarlo ed è molto semplice, perché all'interno di questo stesso volo vi era un giornalista polacco che era un anti-Majdanowicz, cioè era una di quelle persone che si era a cui non era andato giù, aveva scritto, aveva un po' scoperto le carte su quello che era successo nel 2015, sul fine del 2014, ad Euromaidan, quando l'Ucraina voltò le spalle alla Russia e si aprì completamente all'Unione Europea. Anche lì i cacci intervennero, anche lì venne fatto scendere il volo di linea e anche lì venne arrestato questo, diciamo, questa figura, questo dissidente. Quindi non è un caso isolato quello avvenuto appunto a Minsk con questo aereo dirottato e tutte le polemiche che ci sono state. Peraltro c'è uno stop ai voli dalla Bielorussia, c'è la chiusura dello spazio aereo e pesanti sanzioni, almeno dopo gli americani anche l'Europa finalmente sulla politica internazionale sembra aver alzato il tiro contro appunto Minsk. Anche qui prendo una posizione un po' diversa. Qualcuno dice un'Europa unita, compatta, coesa avrebbe indetto una riunione di emergenza. Invece si riuniranno stasera i 27 al Consiglio europeo, perché già c'era in agenda una riunione e si doveva parlare dei rapporti Unione Europea-Russia. Adesso il tema dell'agenda verrà totalmente rivisto, sarà Unione Europea-Bielorussia, però non attendo la prima riunione utile per poter parlare di qualcosa di grave. Almeno questo è il modo in cui io concepisco l'evento che si delinea come grave, perché se è grave faccio una riunione d'urgenza, non aspetto il 27 e dico vabbè, avevamo già quella riunione, cambiamo argomento all'ordine del giorno e parliamo d'altro. Io penso che sia l'Europa abbia fatto un attimo un discorso da grand'angolo, no? Per utilizzare un termine più davanti della fotografia. L'Europa ha troppi fronti aperti e sta rischiando di non capire più niente.
perché abbiamo il fronte russo aperto, il fronte migrazione aperto, il fronte siriano aperto, il fronte turco all'interno del contesto migrazione siriano che è aperto, le relazioni con gli Stati Uniti che sembrano essere ritornate alla normalità, ma per 5 anni c'è stato Trump. Cioè l'Europa secondo me è come un pugile all'angolo a cui stanno arrivando troppi pugni, ma non ha una non ha una strategia per difendersi, perché ha il contesto della Cina, i rapporti con la Cina che non sono totalmente distesi. Quindi, senza parlare dell'emergenza sanitaria. Esatto, le emergenze interne, l'emergenza sanitaria, i recovery fund, con le big pharma. Cioè, questo è il momento in cui i campioni, per esempio per utilizzare un parallelismo calcistico, o diventano grandi o si eclissano. Quindi questa è la sfida dell'Unione Europea, dell'Europa, da qui ai prossimi 3 anni. O riesce a fare quadrato e mette da parte gli egoismi nazionali, perché gran parte di questi problemi sono all'esterno dell'Unione Europea e quindi si marcia in un'unica direzione, o si rischia di implodere. Il caso spero non voglia una situazione del genere, perché sarebbe disastrosa, però nel momento in cui devo trovare una soluzione a 7 eventi totalmente diversi e ogni volta che ci si ritrova di fronte a un tavolo bisogna trovare una soluzione alla quarta, alla quinta, alla sesta volta, significa che non tutti siamo d'accordo. Grave denuncia quella di Filippo Sardella a proposito del ruolo dell'Europa in questo momento particolarmente delicato su più fronti, a partire da quello appunto delle vaccinazioni. E dobbiamo andare a chiudere questo spazio di approfondimento e torniamo sulla questione araba, il conflitto tra Israele e la Palestina. C'è un cessate il fuoco che sta reggendo comunque, al di là del bilancio provvisorio dei 250 morti circa in Palestina e penso forse meno di 15 in Israele. Insomma, sembra che si parli sempre di tregua e non di pace, cioè è una tregua al momento. Secondo voi è un cessate il fuoco che durerà, da quello che analizzate, studiate, da quello che venite a sapere attraverso i vostri studi? Ma innanzitutto noi possiamo sicuramente studiare e analizzare, poi la realtà dei fatti, come diciamo tra di noi analisti, ci dà sempre in qualche modo torto o ragione, dipende. Comunque le analisi da noi effettuate possono essere sempre smentite, ripeto, dagli avvenimenti. Secondo me ci sono le condizioni affinché questo possa reggere, perché lo scontro, ecco, è nato per una debolezza interna di Israele, nella fattispecie di Netanyahu, dell'ex diciamo primo ministro, che sappiamo tutti non ormai Israele da un paio di anni ha delle diciamo ha un'instabilità, ecco, politica interna molto elevata e quindi non è riuscito a formare il governo che voleva e quindi in qualche modo aveva bisogno di una prova di forza per aumentare la popolarità e diciamo tornare ad essere l'uomo forte di Israele in qualche modo. E sappiamo che dall'altra parte la barricata, quindi in ambito palestinese, Hamas sta cercando di riprendere un ruolo determinante o comunque di mantenere ancora la barra dritta, cioè di essere al di sopra dell'autorità palestinese e quindi di Abu Mazen. Entrambi secondo me con questo scontro sono riusciti in qualche modo a rafforzarsi, quindi sicuramente ecco perché il cessate il fuoco, la tregua, diciamo può durare. Può durare, purtroppo non è pace, ma è arrivato forse il tempo di riconoscere la Palestina? Perché mi pare che insomma Biden, il problema è anche quello di dare dignità alla striscia, ad una città dove vivono in 1.800.000, credo, quasi 2 milioni di persone sono stipate in questa città e c'è una densità come non mai in altre parti del mondo come abitanti. Quindi forse è arrivato anche il momento di dare dignità e valore ad uno Stato che sia riconosciuto a livello internazionale, non soltanto in quella fascia di terra. Biden stamattina paventava la soluzione storica, soluzione 2 Stati, separati, differenti.
Chi invece, qualche altro teorico, ma io dei teorici mi fido poco, perché se questa situazione è nata solo per una teoria che è stata voluta, che qualcuno anzi ha voluto mettere in pratica, perché chi fa politica ed è politico tutti i giorni si scontra con una realtà che è diversa da quella dei libri o delle teorie un po' campate per aria. Quindi io sarei d'accordo per la soluzione di due stati differenti, però perché Israele non vuole? Perché si potrebbe replicare la situazione che si era creata con i missili a Cuba. Cosa voglio dire? Che la Palestina rischia di diventare una portaerei, una testa di ponte per tutte quelle gruppi terroristici, associazioni che non vogliono Israele come Stato, e potrebbe diventare uno Stato paraterrorista, perché attualmente Israele blocca ogni via di accesso e di uscita alla striscia, ma cioè, nel momento in cui uno Stato non lo può più fare, appunto. E allora può entrare... Ma i tempi sono maturi secondo te? O siamo lontani ancora? Ma i tempi per me, in quello io se cerco di essere poi più gentile possibile, ma ho delle idee abbastanza serie. Secondo me o lì ci sarà un conflitto devastante, perché noi andiamo dietro a questa situazione dal 1967, cioè fra sei anni saranno 60 anni di guerra ad alternanza, a singhiozzo. Ci sarà un intervento serio della comunità internazionale, ma non neanche più di tanto, perché alla minima scintilla è come mettere la benzina accanto al barile. Qualcuno paventava la soluzione in stile Svizzera, facciamo uno stato unico diviso in cantoni, ma rivedremo le stesse scene abbiamo visto la settimana scorsa. E quindi che si fa? La soluzione è davvero impossibile, perché c'è una natura etnico-culturale che è insormontabile. E da lì partiamo, ecco. Il discorso non è un discorso di accesso al mare, come per esempio deve essere la Russia, voleva accesso al Mediterraneo e quindi provava le varie strategie sul fine dell'Ottocento, inizio del Novecento. Questa è una questione prettamente culturale, perché io già cresco con la mentalità a 2-3 anni che l'altro, chiunque sia, è il mio nemico. E allora o si fa un reset totale, ma è impossibile, e la storia lo insegna. Nessuno ha la bacchetta magica. Esatto. Sarebbe impossibile. La realtà è questa. Quindi io credo, da analista, ma mi voglio smentire, che questa situazione porterà ad uno scontro violento, molto violento, dove qualcuno dei due avrà la peggio quasi definitivamente. Grazie. Grazie Filippo Sardella, grazie Gabriele Laspina per il vostro contributo. Con lo Iari ci rivediamo settimana prossima. Vuole aggiungere una cosa? Certo. Noi sul sito, sul certo. nostro sito, che adesso la regia ci farà vedere. Sì, è www.iari.site, dove site è scritto, faccio spelling, Savona, Imola, Trapani e Empoli. Abbiamo un bellissimo focus di Israele, storia di un'evoluzione, di un conflitto in evoluzione, scaricabile gratuitamente. Noi ne facciamo, infatti là c'è download, si clicca lì. E si scarica, questo è tutto il nostro dossier in PDF, redatto ai nostri redattori con i loro nomi, le cartine, sono analisti specializzati in quell'area, quindi un lavoro altamente professionale che noi doniamo, regaliamo per piacere di diffondere un po' la competenza in materia in questo specifico contesto, perché c'è tanto tanto da imparare. Noi siamo analisti, ripeto, non siamo faziosi, non facciamo politica, non interessa fare politica, quindi quello che posso consigliarvi è di leggervi il focus, e poi noi a cadenza quasi bimestrale, trimestrale ne faremo altri. A breve ne uscirà uno bellissimo chiamato La geopolitica dei vaccini, anche quello gratuito. Grazie e buon lavoro a tutto il gruppo, appunto, dello IAR, Istituto di Analisi e Relazioni Internazionali, che ritroveremo puntuale lunedì prossimo all'interno sempre dell'informazione raccontata. Possiamo andare in sigla, e non è ancora finita l'informazione raccontata, perché dopo il break pubblicitario andremo all'Istituto Ardizzone Gioeni, dove c'è una mostra di Paolo Masi che si intitola Casualità controllata.
Siciliana Maceri, per un mondo migliore. Siamo molto felici di aver ospitato questa mostra del maestro Masi, perché noi dal primo momento del mio insediamento abbiamo cercato di portare l'ente a diventare un punto di riferimento per il mondo della cultura catanese e non solo catanese. Cioè, tutti gli eventi culturali di buon o ottimo livello sono sempre ospitati con vero piacere da parte mia. Sulasone credo per dare un segno alla mia città prima di tutto. Questo palazzo, questo istituto merita veramente tantissimo. Anche l'artista è rimasto molto felice perché questa installazione è stata installata in molte città italiane, da Bologna a Venezia a Milano, ma lui è rimasto impressionato della luce della nostra Sicilia, di Catania e poi del posto. Dice: non ho mai visto un posto così bello e riservato. Lo proprio ha detto, è un posto bello e riservato. Quello che gli altri non hanno avuto, perché quando ha installato questa
questa installazione ha avuto grossi problemi anche con i vigili urbani, molte volte in piazza San Marco, a Venezia. Dice, qui veramente mi è piaciuto l'atmosfera che questo palazzo dà. Questa installazione è la coniugazione fra passato e presente. E non solo questo, ma è anche l'accentuazione di particolari che lì per lì non vedi, ma dal momento che vengono riflessi nello specchio, tu hai non solo l'insieme, ma il pezzetto, il particolare, che non, magari non avevi notato. Poi c'è questo problema, diciamo, della deambulazione. Camminando il tutto si muove, oltre al fatto di una visibilità. Ora qui la visibilità è molto precisa, è molto bella, perché c'è un cielo che evidentemente rimanda una luce spettacolare. E l'idea è quella di rompere un po', diciamo, la situazione della galleria, cioè all'esterno diventa un'altra cosa. La galleria è importantissima perché ti protegge, ti fa pubblicità, fa lavoro, eccetera, eccetera. Però queste installazioni praticamente danno qualcosa in più. L'importante è avere la galleria che fa una mostra e poi l'installazione, come si è fatto noi, insomma. E questo è l'aspetto positivo. Quello che raccomando a tutti è di camminare dentro, deambulare, perché cambia completamente la visione. Poi avete una cosa che noi non abbiamo, la luce. Questa luce qui non esiste, no, no. Anche a Milano, per esempio, una luce così se la sognano. Bello.